Il resto di Bologna. Tutto quello che non sapete sulla città delle due torri. Ciao a tutti, sono Letizia Gamberini, giornalista del Carlino, e questa è la nuova puntata del Resto di Bologna. L'avete riconosciuta questa ouverture? Se no, non c'è problema. Vi spiego io cos'è. Sono le prime note della norma di Vincenzo Bellini. È un passaggio delle prove d'assieme di qualche giorno fa in Giappone, all'interno dello storico teatro Tokyo Bunkakaikan. Ma come ci siamo arrivati dalla nostra Bologna fino alle porte di Ueno? Lo raccontiamo proprio in questa puntata del podcast. E soprattutto raccontiamo cosa significa per un teatro d'opera andare in tournée dall'altra parte del mondo, spiegando un po' il dietro le quinte e svelando quante figure preziosissime siano al lavoro per consegnare al pubblico questo spettacolo unico. Torniamo dunque alla fine di ottobre, quando il nostro teatro comunale è partito alla volta del Giappone, paese in cui ha fatto ritorno dopo 4 anni. L'esordio del Sol Levante era avvenuto nel 1993, con un trittico operistico che comprendeva Rigoletto, la Cenerentola e Adriana Lecouvreur. Le successive presenze del comunale in terra nipponica erano state poi nel 98, nel 2002, nel 2006, nel 2011, quando era stato il primo teatro straniero a tornare dopo il disastro nucleare di Fukushima, e poi nel 2013 con il dittico del compositore bolognese Giovan Battista Martini, maestro di musica Don Chisciotte, e nel 2017 con La Traviata, e infine nel 2019 con Rigoletto e il Barbiere di Siviglia. E dopo lo stop dovuto anche alla pandemia, ecco l'atteso ritorno, con 2 titoli davvero amatissimi dal pubblico giapponese, La Norma, appunto, con la direzione di un esperto di questo repertorio come Fabrizio Maria Carminati e la regia di Stefania Bonfadelli. Si tratta di una produzione del Teatro Comunale, assieme al Carlo Felice di Genova, con la stessa protagonista già vista al Nouveau in primavera, Francesca Dotto, qui accompagnata dal tenore Ramon Vargas. L'altra opera rappresentata nella tournée in programma fino al 12 novembre, invece, è La Tosca di Giacomo Puccini. Anche in questo caso un allestimento che i bolognesi hanno visto in anteprima in estate e che sarà riproposto nella stagione 2024 con la direzione di Oksana Liniv e la regia di Giovanni Scandella. In Giappone i protagonisti sono stati, tra gli altri, 2 divi amatissimi come Maria Guleghina, Marcello Alvarez e Ambrogio Maestri, in alternanza con Maria José Siri, Matteo De Sole e Massimo Cavalletti. La direttrice musicale è molto legata a Puccini, per una serie di fili rossi nel segno della musica. Madama Butterfly, infatti, è stata la prima opera da lei diretta, mentre il suo debutto assoluto in Giappone, nel 2008, fu proprio l'occasione per lei di scoprire Nagasaki e i luoghi dedicati là al compositore. E allora sentiamo un passaggio di Tosca durante le prove. Eccole qui, queste note potentissime che aprono il primo atto. Ma vediamo allora come nasce un'opera, come arriva davanti al pubblico. Quella che si mette in moto in teatro è davvero una macchina incredibile, che durante le prove si coglie alla perfezione. Ogni ruolo, dal cantante alla maestranza, è fondamentale. Anche per questo da Bologna è partito un gruppo numerosissimo. 68 professori d'orchestra, 54 elementi del coro, 9 persone dello staff, 3 maestri collaboratori e 12 tecnici specializzati tra elettricisti, macchinisti, attrezzisti e sartoria. Non mancava neppure il medico. E poi ovviamente hanno viaggiato i costumi. Infaticabile sul posto la responsabile Stefania Scaraggi. Ha viaggiato anche una moca, va detto, cruciale nei momenti di jet lag. E poi scenografie, montate e rimontate nei tempi strettissimi, in cui si è dovuto anche fronteggiare qualche intoppo o svista di traduzione.
cose che capitano in tournée. Vi avete sentito invece gli altri assoluti protagonisti dello spettacolo. Nella buca dell'orchestra si iniziano infatti a scaldare gli strumenti e il valzer dei suoni aumenta di minuto in minuto. E intanto nei camerini il via vai è sempre più serrato. I cantanti si preparano al trucco e parrucco o magari scaldano la voce. Questo era ad esempio il tenore Marcello Alvarez, il cavalier Cavaradossi di Tosca. Ruolo, pensate, che ha interpretato almeno 140 volte. E mentre va in scena il dialogo magnetico fra direttori d'orchestra con le loro indicazioni a musicisti e cantanti, un'altra figura emerge in tutta la sua importanza. È il maestro del coro, nel caso del comunale, un'altra donna in un ruolo di primo piano. È Gea Garatti Ansini, che prepara i suoi coristi sul palco e dietro il sipario, seguendo le indicazioni di Lineve e Carminati. La vediamo fare davvero i chilometri tra platea e dietro le quinte. Un altro maestro collaboratore con un ruolo che forse non si conosce abbastanza è il direttore musicale. In Giappone è stato affidato alla pianista Nicoletta Mezzini, che, come spiega lei, rende quadrimensionale l'opera, occupandosi di tutto quello che è nascosto allo spettatore. Un esempio? I suoni delle campane o i colpi di cannone di Tosca. Ecco, anche questi effetti vanno attentamente equilibrati. Un lavoro enorme, insomma, che si vede poi al momento clou, quello della prima. A Tokyo, Tosca e Norma hanno debuttato, rispettivamente, il 2 e il 3 novembre. Il pubblico giapponese non si è fatto attendere, rispondendo con l'affetto di sempre e caldi applausi finali. Per la prima assoluta era presente anche il sindaco Matteo Lepore, anche in veste di presidente della Fondazione Teatro Comunale di Bologna. Prima della messa in scena ha fatto una visita ai protagonisti nei camerini, come lui stesso aveva raccontato in quei momenti sui social. Sono le due opere che il nostro teatro comunale porta in tournée proprio qui in Giappone, 9 date straordinarie. Come presidente del teatro comunale della fondazione e come sindaco di Bologna sono orgoglioso di accompagnare questa straordinaria orchestra, il coro, una produzione che aspettavamo da tempo e che è il vero motivo della mia missione qui a Tokyo. Presente ovviamente durante le prove anche il sovrintendente del teatro Fulvio Macciardi, che ci ha lasciato una parola dopo la Norma. Finita tra gli applausi. Siamo qui nel backstage del teatro Bunka Kaikan, è finita la prima recita di Norma, quindi il doppio debutto ieri Tosca, oggi Norma. Il pubblico era numeroso e come sempre il pubblico giapponese entusiasta, anche noi siamo complessivamente soddisfatti. I soliti problemi del trasferimento in un posto nuovo con 8 ore di spostamento in pochi giorni, gli adattamenti, ma insomma tutto ha funzionato bene, siamo molto soddisfatti, i cantanti contenti, tutti sempre emozionati, perché non è vero che ci si abitua a fare questo lavoro, ogni volta che si va in scena è come andare sempre un po' incontro a una nuova esperienza, ed è il bello anche di questo lavoro che noi facciamo, ogni volta è qualcosa di nuovo e di diverso, e quando poi si è dall'altra parte del mondo che si portano i valori, la tradizione, il compito di portare nel mondo la musica italiana è sempre una grande soddisfazione. Per cui viva Tokyo, viva il Teatro Comunale, a presto. Grazie per averci ascoltati. Continuate a seguire Il Resto di Bologna, il podcast della redazione del Resto del Carlino.